come ogni anno tanta la fede e devozione manifestata da parte della comunità di Castellabate in occasione dei festeggiamenti per celebrare il patrono San Costabile Gentilcore. Domenica 17 febbraio, giorno della festa, sia il parroco Don Roberto Guida che Enrico Nicoletta, responsabile ufficio turistico del comune di Castellabate, nonché membro del comitato festa, hanno rivolto un pensiero al giovane Marco Giannella, cittadino del posto, stroncato da un infarto a soli 36 anni alla vigilia di San Costabile. In segno di lutto, i fuochi pirotecnici sono stati rimandati a domenica prossima, quando ci sarà la messa al cimitero. Don Roberto, innanzitutto il nostro pensiero oggi va a questo ragazzo che ci ha lasciati. Sì, è stato un momento davvero molto doloroso per la nostra comunità di Castellabate, la scomparsa di Marco Giannella. Siamo vicini alla famiglia e con segno di questa vicinanza, di questa solidarietà, di comune accordo con l'amministrazione e con il comitato festa abbiamo deciso di sospendere i fuochi pirotecnici tutta la giornata di oggi. Verranno rinviati a domenica prossima, quando il busto di San Costabile verrà portato al cimitero dove celebreremo la Santa Messa. Poi al rientro della processione su Belvedere ci saranno i fuochi pirotecnici previsti per questa sera. Giunga ovunque questo invito alla santità, a guardare il nostro santo con umiltà ma anche con ammirazione, perché San Costabile ha imitato Cristo e non fa altro che portarci a Lui. Il Comitato Festeggiamenti, il cui presidente è Don Roberto Guida, il nostro parroco, è il motore portante di questa festa che finisce stasera ma comincia domani per la prossima festa. Oggi ci accompagna questo bellissimo sole e però io il mio pensiero lo voglio rivolgere alla famiglia Giannella per la prematura scomparsa di Marco, un figlio della nostra comunità. Oggi ci piace sottolineare la presenza degli archibugieri del Santissimo Sacramento di Corpo di Cava, questa guardia civica dell'Abbadia di Cava che attraverso i loro colori, i loro drappi, le loro trombe, oggi ci fanno sentire più vicini all'abbadia. E noi crediamo e siamo convinti che la Chiesa debba essere un forte luogo di aggregazione, di momento di unità di una comunità, e San Costabile è il nostro condottiero. Figlio Salvatore, noi speriamo in te, Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, tu da mille strade ci raduni noi.